City Report. Ma andiamo avanti ancora. Questo è un altro angolo che vedete, ombrelli buttati negli angoli. Oggi abbiamo deciso di fargli vedere Hermes, il retro della stazione. Certo. Perché ci sembra che il retro della stazione ci abbia il suo senso. Assolutamente. Questo è il parchettino che c'è vicino alla stazione. Ma che bellezza. E anche qui, quando parlate di verde, cioè, ma il verde dovrebbe essere tenuto bene. Poi, diciamo che gli incivili ci sono, Hermes, Sì. Di gente che non sa che esistono i cestini. Sì, ma se i cestini sono come quelli che abbiamo visti lì, dove la butta la gente la roba? Effettivamente. Poi guarda qua le panchine, guarda, mancano i pezzi. Addirittura ci abbiamo anche i ricordi dell'estate, ci sono i ventilatori che sono il ricordo dell'estate. Le stufette. Insomma, è tutto uno sporco in generale. Adesso vi stiamo facendo vedere quello che c'è. Sì, proprio veramente, diciamo, qualcuno di quelli che sta a Palazzo Marino porterebbe suo figlio qui a giocare? Aspetterebbe qui il treno volentieri? Punto di domanda. E qui a sinistra abbiamo anche, oltre che la stazione, il centro commerciale Metropoli. Letto qua? Regolamento del giardino? No, a seguito di accertamenti ambientali, utilizzo dell'area interdetta fino all'effettuazione dei necessari interventi. Che credo che sia più che altro per gli alberi, eccetera, però questo non toglie il fatto che i cestini vanno svuotati, perché guarda qua, seguimi, i cestini li devono anche pulire, non è che li possono lasciare così, Cioè, questo che problema ambientale crea pulire il cestino qua? Vedi? Adesso questo, dimmi che è stato fatto in 5 minuti oggi. Assolutamente no, questa è roba di 3-4 giorni minimo. Che fra l'altro poi ci abbiamo anche vestiti, c'è di tutto. Sono mancare in un parco, ci abbiamo qualcuno che dorme nelle panchine, ma chiaramente oggi non piove, va bene così. Normalmente si riparano dentro proprio la stazione stessa. Qui tra l'altro questa stazione qui non è solo ferroviaria, c'è anche il passante, vedi che sì. C'è la S. La S sta per schifo, perché infatti i rifiuti li buttano sotto. Strada, questa è la strada per arrivare chiaramente alla ferrovia, al passante ferroviario sotterraneo. Diciamo che i marciapiedi non sono in perfette condizioni, molto peggio, a parte il fango di questi giorni. Guardate qui che salite, che discese, che buche, che angolature. Cioè, tutto fatto per i disabili, immagino, vero? Ai 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 ai, municipio 8. Cari amici, mi levo gli occhiali, oggi giornata di sole, quindi facciamo finta che sia estate. Ma una rete, quando le persone che operano qui hanno fatto la loro scuola di formazione, gli hanno spiegato che chiudere col nastro isolante le scatolette, eccetera, è una cosa che si può fare? Boh. Io rimango sempre più stupito, quanto costeranno due scatolette nuove da mettere? Cioè, è anche brutto da vedersi sta cosa, O no, Hermes? No, è sicuramente. Pericoloso sì. Anche. E poi immagino che si possa aprire tranquillamente. Sì, non c'è nessuna serratura, non c'è nessuna chiusura. Chiunque ci può mettere le mani. Ma. E fare disastri. Mo saliamo, adesso saliamo su. Andiamo, avventuriamoci per questa scala dei miracoli qui, che passa da una parte all'altra. Guarda che bel trenino che sta arrivando. Affacciati al Tegrado e lo vedrai. Oggi sono in vena di cantare, canta che ti passa. Stufi di vedere Milano conciata in questa maniera. Vabbè, a parte i graffiti, che qua. Boh, saliamo, va.
cari amici, siamo sopra il ponte che traballa parecchio quando passano i mezzi pesanti, nell'altro lato della stazione, opposto a dove eravamo prima. Come potete vedere anche qui scarichi di immondizie non mancano su tutta la rete, guardate anche qua, su tutta la periferica qui della cancellata della ferrovia. Nota di colore, qualcuno ha scambiato questo per Ponte Milvio, ci ha attaccato i lucchetti, però mi sa che questa è... Ah no, c'è il nome, per sempre. Ah, ritorniamo ad andare. Graffitos? Tigre. Ma è la pubblicità dell'Emmental svizzero questa, eh? Il famoso tigre. Andiamo. Andiamo. Cari amici, sono alla guida, stiamo andando dall'altra parte della stazione a vedere cosa ci riserva l'altra parte, e sicuramente sarà già uno spettacolo, abbiamo visto dall'alto. Seguiteci. Ed ecco qua quello che rimane dell'accampamento estivo, da quello che sembra ormai disabitato. Con l'avvento del freddo gli occupanti se ne sono andati, lasciando questo bello spettacolo proprio qua davanti all'ingresso posteriore della stazione di Quarto Giaro. E troviamo di tutto: zaini, materassi, tende, uno stendino per stirare, l'immancabile bicicletta del comune di Milano, questa non manca mai. La OFO, eh? Sì, la OFO, sì. Ah, guarda qua, c'è anche la cassetta con i fichi d'India. Saluto a tutti da Tullio Trapasso, Hermes, Paolo Rusconi, alla prossima, seguiteci, City Report. City Report!